Ciao a tutti, benvenuti sul canale, io sono Silvia e tu sei sull'angolo di Saidori. Oggi parliamo dei prodotti preferiti durante questo periodo di quarantena. Allora, iniziamo subito e oggi appunto parliamo di tutti quei prodotti che ho utilizzato in questo periodo di quarantena e che mi sono piaciuti oppure no. Ora, io mi trovo fuori dalla mia abitazione, per chi non mi conoscesse e fosse approdato qui per la prima volta, io sono sarda ma abito da 18 anni a Milano e purtroppo per gravi motivi di salute di mio familiare mi trovo in Sardegna più o meno dalla fine di febbraio. Ero venuta pensando di doverci stare pochissimi giorni, quindi mi sono portata dietro un solo zainetto. E dentro questo zainetto, ahimè, avevo giusto qualche campioncino, lo spazzolino, una spazzola e poco più. Qualcosa per il ricambio appunto dell'intimo, calze, due pantaloni, una felpa. Però per quanto riguarda appunto i prodotti beauty ero veramente sguarnita, non avevo praticamente nulla. Come tutti poi sappiamo, verso la prima settimana appunto di marzo è stato emanato un decreto che ha sconvolto un po' le vite di tutti noi e quindi io, anche a causa ovviamente di questo decreto, ma diciamo contemperando le esigenze mie familiari di salute del mio familiare appunto e le problematiche che avrebbe comportato fare avanti e indietro con le eventuali periodi di isolamento, insomma sono stata costretta a rimanere qui in Sardegna e quindi mi sono un po' dovuta arrangiare. I primi giorni, vi dico la verità, vado a cercare il prodotto di cui vi devo parlare, non avevo praticamente nulla con cui curare la mia pelle e frugando nell'armadio di mia mamma ho ritrovato una crema, ho trovato una crema che è appunto questa, che si chiama Tabaiba Loe, la marca De Canarias, una facial cream all'aloe vera e appunto come si dice, bava di lumaca. In pratica questa crema mi è servita per andare poi a utilizzarla sia sul contorno occhi sia sul viso come crema mani, insomma ha fatto un po' tutto e devo dire che non è neanche stata male come prodotto, non mi sono trovata male, adesso ne userò un po' per le mie mani, tanto che ho appunto deciso quantomeno di continuare ad utilizzarla come crema mani o comunque quando insomma ha un ottimo odore, peraltro, quando mi serve una crema multiuso. I primi giorni appunto non mi sembrava il caso quindi di uscire per andare a comprare altri tipi di prodotti e fare quindi diciamo un'uscita che non fosse per la spesa. Nel frattempo però devo dire che alcuni brand hanno avuto piacere di mandarmi dei loro prodotti e quindi pian piano mi si è rimpinguato anche il parco prodotti che ho appunto utilizzato costantemente fino a questo momento di cui vi posso parlare. Prima però di farvi vedere i prodotti che mi sono arrivati appunto dalle aziende, vi voglio appunto far vedere quelli con cui mi sono un po' aggiustata finché non ho avuto altro da utilizzare. Questo è un po', ripeto, ho fatto da crema corpo e crema viso, tutto in uno in sostanza. Per quanto riguarda invece il viso per lo struccaggio, essendomi portata un rossetto rosso molto importante, che è questo che indosso, che è il Cream Lip Stain di Sephora numero 1, che è appunto un rossetto liquido, per toglierlo la sera ho reperito qua a casa di mia mamma appunto questo olio di karité dei provenzali, che peraltro ho utilizzato e sto utilizzando anche come crema corpo, insomma per nutrire il mio corpo, in modo così da andarlo a terminare, perché ho visto che è aperto da un po' di tempo, non ha un profumo secondo me perfetto e ottimo come da appena aperto, ma è ancora buono. Sono diciamo a meno della metà della boccetta, quindi utilizzerò ancora questo come crema, struccante per quanto riguarda per esempio prodotti come il mascara e il rossetto che hanno bisogno di un olio e da mettere sulla pelle bagnata dopo la doccia. Non mi sono assolutamente trovata male, ripeto, però
forse l'odore non è stupendo come quando il prodotto è stato appena comprato, ma ho intenzione di terminarlo, quindi provenzali olio di karité. Altra cosa che ho utilizzato, che già si trovava qua a casa, è questa crema qua. È una crema depilatoria. All'inizio, quando l'ho vista, ho detto: mamma mia, utilizzare questa crema depilatoria mi fa paura, perché c'è scritto scadenza 6 mesi e credo che fosse una crema aperta da parecchio tempo, avevo bisogno giusto per farmi i baffetti. Però vi devo dire che a parte l'odore terribile, veramente ha un bruttissimo odore, molto molto forte, il classico odore delle creme ma molto intenso, non ho avuto nessun tipo di irritazione particolare, se non quel leggero rossore che consegue all'utilizzo delle creme depilatorie in sé per sé. Mi ha tolto benissimo i baffetti, quindi vi devo dire che anche questa sarei addirittura tentata di portarmela via a Milano. Poi quando verrò in Sardegna ne porterò un'altra nuova, proprio perché se io adesso dovessi andare via e magari non torno per tanti mesi, questa si andrebbe a sprecare, a buttare, mentre io a Milano la terminerei. Quindi anche questa la voglio terminare. A Cagliari, poi, il giorno in cui ho fatto la spesa, ho voluto comprare uno shampoo secco e mi sono orientata sull'unico che ho trovato quel giorno al market, che è questo qua, Pure Fresh shampoo secco, freschezza a lunga durata, senza residui, senza siliconi. Questo prodotto ha un profumo buonissimo, sa tipo di forse un po' mela verde, comunque è molto fresco, ha una dà una sensazione anche di fresco proprio sui capelli, dice di andare a vaporizzarlo sui capelli. Io l'ho vaporizzato sui capelli e basta, però poi andando a leggere bene c'è scritto di spruzzarlo, lasciarlo agire per un po' e poi massaggiare i capelli con un asciugamano e spazzolarli per bene. L'ho rifatto utilizzandolo con questo metodo, devo dire che forse è anche meglio. Ho utilizzato un asciugamano in microfibra. Fino a questo momento non avevo utilizzato degli shampoo secco low cost. Io vi dirò che con questo di palette mi sono trovata particolarmente bene. Sempre di palette ho comprato una tinta capelli, questa tinta capelli qua, che è la palette Salon Plex, colorazione permanente biondo scuro. Ho preso la colorazione 6/8, che è appunto il biondo scuro. Devo dire che mi sono trovata bene, l'ho pagata pochissimo, tipo 2,99 euro, e sono riuscita a dividere la parte della tintura, del tubetto, dalla parte dell'ossigeno, e niente, sono molto molto soddisfatta, perché voi se le unite poi non potete andare a riutilizzarle, ma se voi le tenete separate potete tranquillamente conservarle così separatamente. Non è nient'altro che il classico tubetto di colore, il classico tubetto di ossigeno che comprate anche quando andate dal vostro fornitore per parrucchieri, semplicemente dentro la scatola. Ho trovato che il prezzo fosse veramente bassissimo, 2,99 euro, io mi ci farò 6, 7, 8 tinte, perché alla fine faccio giusto la corona. Questa la lascerò qua in Sardegna, perché me la ritroverò tutte le volte che magari dovessi venire qua, non ho fatto in tempo a fare la tinta, e magari in quei 4-5 giorni che rimango qua ho bisogno di farla, so che la trovo. Insomma, a Milano ne ho altre, quindi la lascio tranquillamente qui. Altro prodotto che ho utilizzato i primi giorni, quando peraltro non avevo neanche ancora trovato questa qua, la crema all'aloe e snail slime, bava di lumaca, insomma, avevo trovato questa crema qua di Licia Hydra Soft, che è una crema che comunque non è male, perché vediamo se trovo i miei occhiali. Secondo posto ha il burro di karité, e quindi poi ha la glicerina, e così, ok, prosegue. Non è sicuramente un prodotto ad inci bio, però io devo dire che mi ci sono trovata bene, quindi in questo momento vorrei tentare di sfruttarle entrambe. Quindi sì, sto mettendo l'olio, come vi ho detto, i primi giorni questa la mettevo anche sul viso perché non avevo proprio altro, per cui vorrei terminare queste due. Non ho utilizzato altri prodotti che mi hanno mandato i brand, perché così vorrei
terminare appunto questa crema per il corpo e quest'olio. Ho poi trovato sempre a casa dei miei genitori, di mia mamma, questo balsamo erboristico ai semi di lino con aggiunta di pantenolo dei provenzali, con cui io mi sono trovata malissimo. Ho utilizzato anche il corrispettivo shampoo e a me nessuno dei due è piaciuto, mi sono trovata proprio male, mi lasciano i capelli tipo paglia. L'odore non mi fa nemmeno impazzire, ma proprio i capelli li ho sentiti tipo paglia, stridevano, è stata veramente un'esperienza da dimenticare, quindi no, assolutamente. Sono invece poi passata con estremo piacere all'utilizzo di questo prodotto che mi è stato mandato invece da Bioficina Toscana, che si chiama Solido Shampoo Doccia con Finocchio Bio Toscano. La scatolina è questa qua e il prodotto si presenta in questo modo, vedete, è un panetto dove praticamente voi avete il portapanettino, lo mettete dentro e così in doccia lo potete lasciare a sgocciolare senza, insomma, che si sramollisca tutto. Ma io ho trovato che questa retina sia ottima passandola appunto sotto l'acqua anche per creare un'ottima schiuma, ed è un prodotto che crea schiuma, perché io detesto gli shampoo solidi che non creano schiuma sui capelli e mi sembra di non lavarli. Mi sono invece trovata da Dio con lo shampoo solito di Bioficina Toscana, crea una schiuma morbida e me li sento effettivamente molto puliti. Poi, sempre passando quindi a questo punto ai prodotti invece che ho ricevuto, il balsamo che sto utilizzando, che mi aveva lasciata un po' così interdetta, è il carbone attivo balsamo detox di Equilibra. Perché dico interdetta? Perché si tratterebbe di un balsamo per capelli impuri, io invece ho i capelli piuttosto secchi, quindi ho detto... ma utilizzarlo, peraltro è bagnato perché l'ho usato stamattina per lavarmi, non mi sembra il massimo per i miei capelli. Vi devo dire che invece utilizzato appunto proprio sulle lunghezze non è un balsamo che da cui posso pretendere una districabilità immediata massima, nemmeno un balsamo che sento che ammorbidisca o nutra i miei capelli, no, però mi scioglie i nodi, me li districa in maniera decente, sufficiente, quindi nei giorni in cui non faccio la maschera va bene pure. Ottima invece, veramente pazzesca, sia da fare come maschera pre-shampoo, sia da fare come maschera post-shampoo, è la maschera capelli centrifugato, sempre di Bioficina Toscana. In questo caso questa è al pomodoro e carota bio toscano. Allora, per un mio problema con i profumi, io detesto tutto ciò che ha il profumo di cibo, o comunque il profumo goloso, che so, cioccolata, tutte quelle robe lì non fanno per me, mi piacciono solo i profumi floreali, o comunque profumi che non ricordano il cibo, ma profumo a parte, che comunque è piacevole perché non è troppo, non mi sa troppo di cibo, e poi comunque il prodotto, il profumo non rimane tanto sui capelli, la districabilità, come nutre, come vi lascia i capelli, questo prodotto è veramente top, mi piace tantissimo, molto molto molto. Quindi diciamo che una volta utilizzo il balsamo, una volta utilizzo la maschera appunto di Bioficina Toscana e mi sto trovando da Dio. Per i capelli credo di aver terminato, mi sto guardando intorno, sì, poi c'è la mia inseparabile Tangle Teaser che fortunatamente mi sono portata dietro, questa se ne rimarrà qua in Sardegna che credo di possederne 10, e quindi sì, la Tangle Teaser per me è la classica spazzola da viaggio, quindi se state meditando di comprare una spazzola per i vostri viaggi, questa, perché non si vanno a rompere ovviamente i dentini, perché ha questo sistema, vedete, di chiusura così, per cui voi dopo la riponete in valigia, può prendere tutte le botte che volete che non si rovina. Rimanendo sempre in tema, prima di passare al viso, rimaniamo in tema diciamo corpo, sto usando con molto piacere questo scrub corpo di Equilibra, che è sempre della linea al carbone attivo. È uno scrub corpo molto diverso da quelli in barattoli che hanno i granuloni grossi e che vi fanno quello scrub molto intenso, che in sostanza sono quelli che io poi preferisco, che hanno anche l'olio, quindi sono anche abbastanza nutrienti. Questo è uno scrub
svelto, uno scrub da doccia, uno scrub che quel giorno lì non usate magari il bagno schiuma, il doccia schiuma, quello che volete, e utilizzate direttamente lui. Preferibilmente, visto che è piuttosto liquido, a mio avviso su pelle asciutta, vi lascia però la pelle morbidissima, quindi a me sta piacendo comunque molto. È un po' un diverso concetto, ok, di concepire lo scrub corpo, non è lo scrub in barattolo, però ottimo. Per i piedi invece, a parte che sto facendo un trattamento che ho scoperto mia mamma qua a casa, che è praticamente quella vaschetta che ha sotto i rulli che fanno tutto il massaggio, si attacca alla corrente, e io ci metto i sali da bagno e vabbè, fra poco lo dovrò fare, magari filmerò anche quando lo faccio, lo metterò nel vlog. Dopo sto usando la crema Foot Cream con macadamia e argilla di Lavera. È una ottima crema, la uso la sera prima di andare a dormire, mi ci imburro i piedi alla grande e poi uso dei calzini, e la mattina dopo mi sveglio davvero con i piedi molto morbidi, anche perché dopo che faccio tutto il trattamento una volta alla settimana, quello con le bolle, dopo faccio la pietra pomice, dopodiché cremina e mi sto trovando da Dio. Come invece deodorante, voi sapete che io sono fissata con il deodorante di Heisenberg, che è appunto così stick, oppure con i deodoranti spray. Questa volta Equilibria mi ha mandato questo Deo Stick all'aloe, mi sto trovando benissimo, mi tiene veramente super a posto dal sudore tutto il giorno, ha un odore gradevolissimo. E lo preferisco senz'altro al roll-on, che non tollero, quelli con la pallina non mi piacciono. Mi piacciono o stick o gas, e con questo mi sto trovando molto molto bene. Detto questo, è il momento di passare ai prodotti corpo, cioè scusate, viso. Non mi addentrerò, sì, li ho presi tutti, non mi addentrerò sui prodotti trucco, perché ho ho veramente 2-3 menzioni da fare, quindi andremo molto velocemente. Allora, metto qua vicino a me i prodotti che sto usando per il viso, però aspettate, prima mi sono dimenticata l'ultima menzione dei capelli. Non ho purtroppo portato nessun leave-in, e anche se ho fatto il giro al market non ho trovato niente di soddisfacente da comprare, perché va bene che io non vado per gli incidi, io uso un po' quello che capita, però anche comprare un prodotto puro di ciclopentaxiloxane, cioè silicone puro, non mi serve. Quindi anche se non uso, per quanto riguarda maschere o shampoo, prettamente o soltanto prodotti dall'incibio, per quanto riguarda il leave-in vorrei dei prodotti che non avessero solo silicone. Quelli che ho trovato tipo alla Lidl o in altri market dove sono andata, sono stata 3 volte in un mese e mezzo a fare la spesa, perché ogni volta faccio la spesa per 3 settimane, devo dire che non mi hanno soddisfatto, quindi non ho comprato niente. E mi ha salvato la vita questo boccettino che vi ho nominato più volte, di Rika. È un boccettino di Opuntia, che è appunto il fico d'India. Ne metto veramente 2 goccine sul palmo della mano, sfrego e lo vado a mettere lungo tutte le lunghezze, poi asciugo i capelli. I capelli che vedete adesso sono capelli semplicemente lavati con lo shampoo e poi fonati, niente più, veramente non faccio nulla di più che questo. A questo punto posso, sì, credo di sì, passare, anzi mi sono dimenticata, passare alle mie creme. Ovviamente, visto che nonostante sia arrivato il periodo qua in Sardegna del sole, bello caldo, io sono ovviamente tappata in casa come tutti, non ho nessuna intenzione di smettere di utilizzare la tretinoina, per cui il trattamento all'acido retinoico che sto continuando e che vado a mettere tutte le sere. Non mi dilungo su quello che è il trattamento all'acido retinoico, perché ti lascio qua in scheda la diciamo playlist dove sono raccolte tutti quanti i video riguardanti l'acido retinoico e il suo utilizzo e soprattutto le precauzioni del suo utilizzo, perché ti ricordo che è una crema medicinale da comprare del proprio dottore e ha una metodologia di applicazione ben precisa
che se non seguita può portare gravi complicazioni di, insomma, rovinarsi la faccia. Lascio anche in info box quello che è l'articolo che ho scritto sul blog, dove spiego in maniera dettagliata come ho iniziato ad utilizzare tretinoina e come la uso. Ahimè, l'altro prodotto che di solito accompagna la tretinoina, che è l'acido alfa lipoico, purtroppo l'ho lasciato a Milano, mi sono portata solo questa e onestamente non sono andata in farmacia a riprenderlo, lo riprenderò quando tornerò a Milano. Detto questo, per la pulizia del viso la mattina alterno due prodotti. O utilizzo il gel detergente micellare all'aloe, che come vedete è quasi a metà, perché lo usiamo sia io, sia mamma mia e sia mio fratello, mamma mia, ma io e mio fratello lo usiamo costantemente. Unica pecca che devo trovare a questo prodotto è che è troppo liquidino, l'avrei preferito più gelatinoso, più corposo e quindi sentirmelo un po' più sulla pelle, mentre quando lo metto sento che quasi scivola via come fosse un po' acqua. Non è acqua, non è gel, ma è una via di mezzo. Mi piacerebbe, vedete, è veramente molto liquido, mi piacerebbe un po' più gelatinoso, sarebbe più gradevole. Fa una schiuma molto leggera e delicatissimo, e la mattina lo uso per pulire il viso quando appunto mi sveglio, e la sera invece per asportare residui dell'olio, se uso appunto l'olio dei provenzali per sciogliere bene appunto i punti dove ho soprattutto trucco waterproof, oppure se uso il latte detergente appunto per asportare bene con l'acqua e appunto il detergente, il latte detergente stesso che sto usando, e che è il latte detergente sempre della stessa linea, l'aloe di Equilibra. Delicatissimo, strucca molto bene, fa un po' più difficoltà su prodotti waterproof come per esempio occhi e labbra, quindi magari io su occhi e labbra ci vado con l'olio, poi continuo a pulire il mio viso con latte detergente, e terzo step vado di di gel detergente. A questo punto sono di regola pronta appunto per il tonico. Aspettate, però vi ho detto quello che faccio come detergenza mattina e sera, più che altro sera quando sono truccata. La mattina invece, quando sono struccata, o uso lui e poi mi sono persa in chiacchiere, oppure uso direttamente questo prodotto che è quasi a metà, l'ho adorato, mi è piaciuto tantissimo, è il Pure Vitamin C Beauty in Pure Essence, ed è uno scrub alla vitamina C di Selver Thermal. È un prodotto fantastico che mi rinnova completamente la pelle. Voi sapete che sono particolarmente fissata con l'esfoliazione, e considero l'esfoliazione la base dell'anti-age. Ritengo che non sarei arrivata ad avere la pelle che ho a 48 anni se non avessi dato fondamentale importanza all'esfoliazione, sia chimica appunto che meccanica. Se ne vuoi sapere di più, e non posso dilungarmi in questo video, ti lascio qua in scheda un video apposito fatto appunto sulla esfoliazione, quando, come, perché e cosa usare, e anche in info box troverai un articolo appunto dedicato che ho scritto sul mio sito. Mi trovo strabene appunto con questo prodotto. Per quanto riguarda il viso, una volta alla settimana sto utilizzando la maschera Peel Off Detox al carbone attivo di Equilibra, sempre della stessa linea. Ne metto un su questa avevo fatto una mini recensione che però non ho salvato nelle storie di Instagram, che vi riassumo. È praticamente un prodotto gelatinoso che voi mettete sulla zona del naso, e io anche qua del mento, sulla fronte no perché non ho punti neri. Vi sconsiglio di mettere tutto il viso, perché in questa zona abbiamo la peluria e vi strapperebbe tutto facendovi una simil-ceretta, facendovi molto male. Seconda consiglio che vi do è: shakerate il prodotto, perché tende a separarsi, e praticamente se non lo shakerate bene, quando andate a spremere vi viene fuori la parte acqua e vi colerà, cioè non riuscirete a spalmarlo, vi colerà lungo tutto il viso e non capirete come sia possibile. Se invece lo shakerate bene per qualche minuto, vedrete che quando lo andate ad applicare è un gel molto sodo, che poi va a rassodarsi, crea una pellicola piuttosto spessa che con facilità, dopo una ventina di minuti, quando si è asciugato, riuscirete ad asportare, e se la guardate contro luce vedrete tutti i vostri punti neri appiccicati.
Poi, per quanto riguarda il viso, quindi una volta fatta appunto la pulizia del viso la mattina o con lo scrub o col detergente, la sera olio, detergente, latte detergente e gel detergente, vado appunto coi tonici quando non faccio appunto la mascherina leva punti neri prima. Se non la faccio vado subito col tonico, e il tonico che sto usando è duplice. La mattina mi piace utilizzare il tonico delicato sempre della linea Aloe di Equilibra al 20% di aloe vera, è delicatissimo, dà veramente una sferzata di freschezza al viso. D'estate è un qualcosa che secondo me se lo tenete in frigo è top, e ha un profumo che mi piace molto molto molto, molto delicato. Ne metto un pochino su un batuffolo di cotone e tampono bene il mio viso. Dopo che si è asciugato, mi piace che i prodotti si asciughino bene prima di passare da uno step all'altro, utilizzo il contorno occhi sempre di Selverte Marl Thermal, che si chiama Pure Vitamin C, anche questo, quindi linea alla vitamina C. Tutte le primavere mi focalizzo quasi sempre su prodotti alla vitamina C. Sono ottimi antiradicali liberi, quindi ottimi antiossidanti, rinnovatori cellulari della vostra pelle, e secondo me il momento migliore per darsi alla vitamina C è proprio la primavera, il momento in cui c'è il cambio di stagione. Quindi uso lui e uso la crema abbinata, che è appunto anche in questo caso si chiama Pure Vitamin C Vitalizing Cream. Anche questa è una crema anche piuttosto corposa, perché è quasi un, non dico un balsamo, però è una crema bella corposina che va bene per la primavera, forse per l'estate sarebbe già un po' troppo corposa. E prima però utilizzo il siero, un siero che ormai è giunto a metà da quando ho iniziato a usarlo, è il Vino Source, siero SOS Desalteron per pelli disidratate, un siero che si assorbe subito. Io ne faccio due pump e poi vado proprio a tamponarlo sulla pelle e la mia pelle se lo beve. In questo caso è un siero di Caudalie. Penso che tutta questa skincare vorrei portarla a Milano proprio per terminarla, perché una volta aperta, se la lascio qua e magari con tutto questo caos che c'è di blocchi, mica blocchi, magari rischio di tornare fra 6 mesi. Io in realtà mi ero fatta tutto il mio progetto di venire qua una volta al mese, quindi di fare 3 settimane a Milano, 1 settimana in Sardegna, ma è saltato un po' tutto ovviamente, quindi se no li avrei lasciati qua. Quindi diciamo che la mia routine del mattino è data dal tonico all'aloe, a seguire metto il contorno occhi di Selverte Marl, poi metto il siero SOS Vino Source di Caudalie e poi la Vitalizing Cream sempre di Selverte Marl. Per quanto riguarda invece la sera, tengo come siero quello di Caudalie sempre, perché ne ho soltanto uno e comunque mi trovo molto bene, e utilizzo il contorno occhi di Caudalie che si chiama Premier Cru, è la linea più lussuosa di Caudalie, e mi piace tantissimo che con una sola erogazione hai la esatta quantità da mettere sul contorno occhi, cioè è veramente la quantità precisa, né più né meno di quello che ti serve. È un contorno occhi molto corposo, un contorno occhi che si sente che va ad essere a nutrire molto bene la parte. Mi sveglio col contorno occhi super disteso, credo che sia uno dei migliori che io abbia mai provato, mi sono veramente lasciata conquistare. A Milano ho sia il siero che le creme, credo giorno viso, che a Milano ho sia la giorno e notte che il siero, quindi sicuramente le voglio andare a provare perché mi sembra una linea super super top. Nel frattempo ho fatto un po' di danni, mi è caduto un po' di roba, vabbè. Termino con il dirvi qual è però la crema che uso e il tonico che uso per la sera, perché mi sa che non ve l'ho detto. Sono partita dal contorno occhi, vi ho detto del siero, ma precedentemente ovviamente vado a mettere il tonico. Il tonico che uso per la sera è ovviamente un tonico alla lavanda, dico ovviamente perché è il massimo che posso avere io, adorando la lavanda ed essendo la lavanda fortemente conciliativa del sonno. L'idrolato appunto di lavanda di Bioficina Toscana è la manna dal cielo. Vi devo dire che a volte faccio la skincare ad un orario, ma poi magari vado a letto dopo 2-3 ore perché soffro di insonnia. E poco prima di dormire vi dico che spesso rispruzzo questo idrolato di lavanda sul mio viso perché mi piace tantissimo l'odore. Ottimo,
lo lascio asciugare bene, sento proprio la mia pelle che se lo beve, poi passo appunto al siero e al contorno occhi. Come crema notte sto ancora su Caudalie e sto usando la Resveratrol. Il Resveratrol è un potente anti-rughe, come sapete. Si chiama Creme Cashmere Redensifiant Facelifting Soft Cream. Soft cream perché infatti è una crema molto soffice. È più soffice questa come texture della... niente ragazze, faccio i danni della crema da giorno di Selver Thermal. È soffice ma è bella densa, cioè bella densa, è soffice ma è bella nutriente, cioè la sentite, non è evanescente, non è troppo leggera, nutre in profondità. Ne uso una bella quantità, mi piace dare una bella spalmata al mio viso. Ultimo step che faccio appunto pre-nanna, diciamo, è utilizzare questo prodotto che meno male ho portato da Milano. È uno dei miei prodotti preferiti in assoluto, si chiama La Neige ed è la famosissima Lip Sleeping Mask. Allora, fate un investimento piccolo perché non ha nemmeno un costo elevato e provate la Lip Sleeping Mask. A parte che ha un odore un po' gommoso, mi ricorda forse le Big Bubble, ma non è niente di sgradevole. Vi lascia questo velo di nutrimento sulle labbra e non è paragonabile a niente. Ho la full size a Milano, mi sono portata la mini size, ma lo sto usando da un mese e mezzo e credo che ne potrei usare ancora per un mese e mezzo, quindi anche solo la mini size è pazzesca. Non so se la vendano i mini size, a me l'avevano regalata con la famosa sleeping mask, quella da viso, ed erano due mini size, però non so se sono vendute così, magari nei corridoi di Sephora, quelli diciamo che si trovano per andare alla cassa, forse si trova così, e vedrò online se la reperisco, anche perché di tutto quello che vi sto dicendo lascio il link in info box. Quindi anche una mini size vale la pena perché dura veramente tanto. Poi ho una piccola lima di carta che semplicemente così mentre mi guardo i video su YouTube o mi guardo le serie di Netflix, l'ultima cosa che faccio la sera è appunto limare un po' le mie unghie che sono ridotte malissimo perché non ho nessuno strumento per spingere indietro le cuticole e io ho un grande problema di cuticole che mi crescono veramente tanto, quindi l'unica cosa che faccio è cercare di spingerle un pochino indietro con la lima e poi di andarle a massaggiare con un po' di olio di karité, sperando che appunto possa essere sufficiente. Chiudo con i trucchi, perché mi trucco veramente poco. Ve li ho già fatti vedere, quindi non vi farò vedere i trucchi, vi dirò le cose che mi piacciono moltissimo tra quelle che uso, e sono ovviamente la Cream Lip Stain di Sephora, che mi permette di apparire in video a mio avviso meno sbattuta, perché il rossetto rosso dà sempre quel tocco di salute, quel tocco di luminosità che mi piace, e questo è un rosso per me impagabile, stupendo e bellissimo. Poi un altro prodotto che adoro è ovviamente il correttore di Nabla nella colorazione golden beige, pochi tocchi, ben sfumati con una spugnettina, la spugnettina di Real Techniques, e avete proprio completamente piallato la zona. E altro prodotto però che mi piace è anche molto più leggero, molto meno coprente ma più fresco, più leggero, più liquido ma ottimo comunque, il Natural Concealer di La Vera nella colorazione Honey. Anche questo mi sta piacendo tanto. Magari questo, tipo se devo girare un video che voglio apparire super piallatissima, uso questo, però magari per stare in casa e non far spaventare mia madre e mio fratello la mattina, o comunque guardarmi allo specchio senza per forza dover pensare che ho una faccia terribile, opto per lui. E poi mi sta piacendo tanto anche la Relativa Cipria di La Vera, che è appunto la si chiama Mineral Compact Powder, ok. Poi, sempre come prodotti, che ve lo dico a fare, me la sono portata dietro ma non avrei potuto muovere un passo senza la cipria compatta appunto di Nabla, che ormai è alla fine, appunto agli sgoccioli, veramente, non ce n'è proprio più.
Per quanto riguarda i prodotti, vediamo. Ah sì, uso con estremo piacere, scusate che rifoggio qua così poi ricordo cosa devo mettere in info box, la Natural Muse Makeup di Lavera. Questo fondotinta è la scopertona makeup del momento. Non avrei mai pensato che mi potesse piacere così tanto un fondotinta compatto, ma più che compatto sembra quasi una mousse, perché è veramente molto molto sì, è proprio una mousse quasi evanescente quando lo andate a mettere. Coprenza super delicata, super leggera, si fissa la pelle, non lo sentite più, vi dà questa sensazione di liscio morbido, non va neanche fissato. Io ho la numero 3 Honey, lo trovo stupendo. E ultimo prodotto che vi volevo citare, gloss, il Gloss Bomb di Fenty Beauty nella colorazione scusate, com'era? Fenty Glow forse? Sì, nella colorazione Fenty Glow. E invece il gloss Glossy Lips di Lavera nella numerazione numero 11. Questo è un po' malva, questo è il classico trasparente super lucido specchiato. Quando non voglio avere il rossetto rosso, opto per questi due. Non credo di avere altro da sottolinearvi come, diciamo, stra super mega preferito del momento. Questo video vi è piaciuto e soprattutto se vi ha tenuto compagnia. Vi ringrazio se vorrete supportare il mio canale iscrivendovi. E poi se volete rimanere sempre aggiornati su altri contenuti che posto, come per esempio gli home gym che carico su Instagram, potete seguirmi nel mio account che si chiama appunto Saidori. Trovate delle cartelle in evidenza dove io lascio a disposizione di tutti i workout che carico man mano e che sono insomma dei suggerimenti per potervi tenere in forma anche in questo periodo. E basta ragazzi, ci vediamo domani per un nuovo video, ma mi raccomando, il nuovo modo che ho di salutarvi, forse qualcuno lo conosce, qualche altra no, se no ve lo dico adesso. Ricorda che tu puoi, ne sei capace e quindi puoi farlo. Che cosa? Quello che vuoi. Ciao!